Per il momento, rispetto alle questioni che noi abbiamo posto, c'è un moderato ottimismo perché qualche risposta rispetto al confronto c'è stata. Ad esempio? Ad esempio il fatto che si accelererà in qualche maniera l'entrata di RFI e quindi l'uscita di Umbria Mobilità nella gestione della linea e quindi l'entrata di RFI come gestore. Abbiamo avuto qualche risposta anche rispetto a un'ipotetica riapertura della tratta nord, che è quello che noi chiedevamo, e quindi ci sarà un intervento di diagnostica di RFI volto a riaprire il prima possibile quella tratta. Speriamo da questo punto di vista di avere certezze più concrete da qui a fine mese, ma è presumibile che se chiusa questa operazione di diagnostica la condizione della linea non è completamente depauperata, si potrebbe ipotizzare, questo lo diciamo noi prima lo diceva qualcun altro, una riapertura della linea già primavera, inizio anno nuovo, quindi parliamo di febbraio, marzo, aprile, che era un po' quello che noi chiedevamo, erano un po' i due punti su cui noi stamattina ragionavamo, cioè l'entrata prima possibile di RFI come gestore della linea e riapertura prima possibile della tratta nord per quello che concerne l'esercizio. Oltre a questo ovviamente c'è stato rilustrato tutto quello che è il piano di investimenti su cui noi già al tempo avevamo comunque espresso positività come sigle sindacali, che riguarda un piano di investimenti a lungo termine che terminerà con l'SCMT, quindi parliamo di un piano di 3 anni, ma quello che per noi è veramente importante è il fatto che si cercherà di riaprire la ferrovia a step, cioè mano a mano, cercando di guardare all'esercizio e di riaprire mano a mano per salvaguardare quello che è l'esercizio. Rimane adesso da giocarsi la partita con Bus Italia, che è il soggetto che ha la gestione dei treni, quindi capi treni e macchinista, rispetto a come ammortizzare le ricadute sul personale. Quindi noi adesso ci giocheremo la partita con Bus Italia rispetto a questa roba qui, che è una partita ancora aperta, perché noi oggi ancora una soluzione condivisa al 100% con l'azienda rispetto alla gestione del personale non l'abbiamo ancora trovata. Abbiamo imposto comunque il problema anche a questo tavolo, presumibilmente credo c'è stato già anticipato che venerdì avremo un incontro con l'azienda, vedremo se venerdì riusciremo a trovare le soluzioni rispetto alla ricollocazione del personale, auspicando soluzioni che siano quantomeno pesanti possibile per tutto il personale, che io lo ricordo di tutta questa situazione insieme agli utenti è l'unico soggetto che non c'entra niente, che è anche un po' diciamo vittima insieme agli utenti. Grazie. Ma i corsi per la patente li faranno? Questo adesso vediamo, questa della patente è stata una delle ipotesi che l'azienda ha messo sul tavolo. È evidente che è nostro interesse evitare che si butti via il know-how acquisito in questi anni, quindi per noi è evidente che i macchinisti devono essere figure professionali che noi teniamo e conserviamo in visione della riapertura della ferrovia. Questa della patente è stato un elemento che l'azienda ci ha prospettato, è evidente che per noi è probabilmente forse l'ultima delle soluzioni. In maniera responsabile come organizzazioni sindacali non teniamo sul tavolo tutto e non escludiamo a priori nessuna delle ipotesi, però è chiaro che le nostre priorità sono altre, cioè la priorità del sindacato non è quella di mandare macchinisti a fare gli autisti, anzi, ma è quella di conservare le figure professionali.